IPAF Limited è un'associazione, non è un produttore che produce dei prodotti da vendere. È un'associazione, anzi una federazione internazionale, che è nata nel 1983 per introdurre nel settore delle piattaforme aeree, che sono appunto macchine per accesso aereo, la sicurezza sia per quanto riguarda la loro costruzione, sia per quanto riguarda il loro uso. Sono macchine infatti che portano persone in alto a lavorare e in quel periodo, sto parlando degli anni 80, in Inghilterra è nato il settore dei noleggi di queste macchine che non esisteva ancora e sono nati conseguentemente anche parecchi incidenti per persone che non sapevano quali sono le normative. La nostra missione è la sicurezza nell'uso, come abbiamo detto prima, e nella costruzione. Quindi siamo diventati col tempo un'associazione trasversale che rappresenta tutto il settore, non soltanto l'attività, diciamo, dei costruttori o dei noleggiatori, ma tutta la filiera che va dal costruttore fino all'ultimo utilizzatore. Quindi siamo trasversali e rappresentiamo oggi quasi l'80% del mercato di queste macchine attraverso i nostri soci. Quello che facciamo viene fatto praticamente in 8 lingue, viene fatto per tutte le nazioni che sono più industrializzate. Chiaramente non siamo presenti in piccole realtà dove la mano d'opera ancora non permette anzi il costo della mano d'opera non permette di utilizzare delle macchine come queste, e ci poniamo sul mercato con quello che noi riteniamo sia più importante per lo sviluppo del settore. Noi riteniamo che queste macchine, che oggi sono diventate il mezzo più sicuro per fare lavori in altezza, debbano essere continuamente aggiornate con quelle che sono le più nuove tecnologie, nuovi acciai, nuovi prodotti, nuove altezze, nuove applicazioni. E noi siamo presenti nei tavoli formativi non soltanto in Europa ma anche negli Stati Uniti, dove si discutono queste cose e si sviluppano le norme. Collaboriamo con gli enti che sono preposti alla sicurezza in tutti i paesi dove lavoriamo e siamo diventati praticamente l'autorità mondiale di questo settore. Il nostro scopo lo otteniamo innanzitutto promuovendo la formazione, fa comprendere ai datori di lavoro quanto è importante che chi utilizza la macchina sia formato, sappia individuare i rischi dell'utilizzo della piattaforma, conosca appieno i dispositivi di sicurezza e appieno la macchina che ha a disposizione per operare in quota. Pertanto l'obiettivo di IPAF è quello di individuare una formazione adeguata, una formazione coerente con i requisiti di legge, ma anche coerente con i requisiti dei costruttori che richiedono che queste macchine siano operate da personale formato adeguatamente. Pertanto, fondamentalmente è stato istituito un comitato tecnico di formazione centrale in Inghilterra che valuta tutti gli aspetti formativi, propone un modo operandi per la formazione che viene poi diffuso a tutti i vari gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro nazionale poi ha lo scopo di adattare una formazione generica a quello che sono i requisiti nazionali, pertanto siamo riusciti a ottenere un corso che secondo noi ottiene dei risultati ottimi riguardanti sia l'informazione che la formazione che l'addestramento degli operatori, perché questo corso è costituito da una parte teorica dove si individuano i rischi della macchina,
dove si fa comprendere all'operatore quali sono le varie tipologie delle macchine, come è importante operare in sicurezza. Questo corso perciò si compone di una parte teorica della durata di circa 4 ore, poi l'operatore andrà a dimostrare la sua abilità nella conduzione della macchina utilizzando la macchina stessa. Su un percorso di prova con istruttori qualificati, ogni partecipante al corso avrà l'opportunità di provare la macchina in tutte le sue, caratteristiche. La parte pratica poi è sviluppata per varie tipologie di macchine. Le macchine sono differenti se una macchina autocarrata, se movente o verticale, e ognuna di queste tipologie presuppone un corso pratico. Alla fine del corso, a tutti coloro che supereranno sia l'esame teorico che l'esame pratico, venne rilasciato quello che noi chiamiamo carta PAL. È un tesserino dove viene indicato il nome della persona, la data di rilascio di questo tesserino, la fotografia, perciò individua che questo operatore è stato formato con un corso AIPA. Oltretutto abbiamo anche un libretto che è il registro del detentore di carta PAL, dove l'operatore via via andrà a registrare la propria esperienza. Questo documenterà nel tempo quanto questo operatore avrà raggiunto come esperienza e quali tipologie di macchine andrà ad utilizzare. Le previsioni per il futuro sono quelle delle nuove tecnologie e quello della diffusione di quello che facciamo. AIPAF rilascia una licenza per poter condurre questa macchina. Questa licenza, che è come una carta di credito, è munita di un chip. Esistono sulle macchine oggi delle cosiddette scatole nere che controllano tutto il funzionamento della macchina. Abbinando per esempio la nostra carta PAL, che si chiama Powered Access License, si può ottenere che soltanto operatori qualificati, che hanno avuto la dovuta formazione, che sono quindi autorizzati dal datore di lavoro di operare la macchina, strisciando sulla scatola nera, la macchina sa già chi la manovrerà e non funziona se ci va un altro. Questa è una nuova tecnologia che è in sviluppo e che noi abbiamo già presentato l'anno scorso e presenteremo in Italia prossimamente.